È da circa 30 anni che in questo dipartimento mi occupo di chimica dei beni culturali. Cominciai allora con il ciclo degli affreschi del Camposanto Monumentale e da allora a ora ho visto finalmente la fine restituendo questo, insieme a tutti i colleghi, restituendo questo grande ciclo alla città di Pisa. In tutto questo tempo io e i miei collaboratori abbiamo creato un gruppo di ricerca CIBEC che lavora attivamente alla caratterizzazione dei materiali in questo settore. Da un piccolissimo campione, pochi milligrammi di campione, siamo riusciti a caratterizzare il materiale esistente all'interno, dando quindi delle informazioni fondamentali non solo sulla costituzione dell'oggetto artistico che stiamo analizzando, ma anche sul degrado di questo oggetto, fornendo quindi informazioni che sono molto utili a livello di restauro, ma non solo, a livello di conservazione preventiva, poiché possiamo dare consigli su come rallentare i processi di degrado che naturalmente ciascun materiale subisce. E questo è un lavoro, devo dire, affascinante, che ci sta coinvolgendo tantissimo e ci permette quindi di poter realizzare un sogno, quello di restituire alla società dei beni culturali che altrimenti potrebbero essere poco leggibili e poco fruibili. Uno degli argomenti di ricerca di cui ci stiamo occupando recentemente sempre di più in questo gruppo riguarda la conservazione dell'arte moderna e contemporanea. Succede che opere che sono state realizzate 50-100 anni fa con la tecnica d'olio presentano dei problemi di conservazione che sono significativamente diversi da quelli delle opere tradizionali. Per svolgere questo tipo di ricerca è necessario mettere su dei progetti che sono fortemente interdisciplinari. Noi collaboriamo con musei, soprintendenze sia italiane che da tutto il mondo, ad esempio con la Soprintendenza per i Beni Artistici dell'Olanda e la Tate Gallery di Londra, il Curtis Institute di Londra. Per fare questo tipo di ricerca procediamo attraverso due vie che sono parallele fra di loro. Da una parte analizziamo dei microcampioni che sono stati prelevati dalle opere d'arte e per fare questo abbiamo bisogno di tecniche che sono estremamente sensibili come la spettrometria di massa per ottenere un'informazione molecolare e distinguere la composizione chimica delle patine degradate a confronto con gli strati pittorici che sono in buono stato di conservazione. Dall'altra parte quello che facciamo è preparare delle stesure pittoriche di riferimento e sottoporle a dei processi di invecchiamento accelerato. In questo modo possiamo studiare tramite tecniche di spettrometria di massa e tecniche termoanalitiche come queste pitture si comportano con l'invecchiamento per cercare di capire quali sono le cause per cui si sviluppano questi fenomeni di degrado. Questo tipo di informazioni ci consentono da una parte di determinare quali sono le condizioni ottimali di conservazione di un'opera d'arte in un museo o in una galleria, dall'altra parte ci permettono di sviluppare e aggiornare le tecniche di restauro per garantire una migliore conservazione di questi dipinti ad olio moderni per le generazioni future.